Eccoci nuovamente con voi, amici di Calcio Camuno. Ciao Marco. Ciao. Abbiamo parlato di alcuni argomenti interessanti e la cosa anche ha suscitato un po' un polverone per alcuni argomenti, soprattutto per il discorso degli amatori. Oggi parliamo di altri argomenti legati più, diciamo, alle istituzioni del calcio FIGC in Lombardia, questo comitato regionale lombardo che in questo anno e mezzo da quando è al potere con la gestione di Felice Belloli, secondo il mio punto di vista, qualche cappella l'ha fatta, a cominciare da questa sosta invernale per la prima volta inaugurata quest'anno, lunghissima, 40 giorni per le formazioni di eccellenza, quasi 50 per quelle di promozione prima, seconda e terza categoria. Allora, la sosta è iniziata il 12 di dicembre, si è giocato l'11, quindi da lunedì 12 le squadre sono andate in sosta, e si riprende il 22 di gennaio con l'eccellenza. Una sosta lunghissima, decisa per che cosa? Perché probabilmente, questa è la motivazione ufficiale, in caso di nevicate, tagliamo la testa al toro, ci vediamo dopo le nevicate. Cioè, oddio, adesso io questa nevicata. Cioè, io forse Felice Belloli è un meteorologo. Forse, anzi, che Felice. Da oggi sei Bernacca, sei come Bernacca, Felice Belloli detto il Bernacca. Se tu hai delle concezioni, delle conoscenze scientifiche per cui sai che la neve cade a gennaio, faccelo sapere prima, almeno ti facciamo i complimenti. In realtà la neve non è caduta, potrebbe cadere a giorni, rovinando tutti i piani a livello organizzativo, ma soprattutto le società durante questa lunga sosta hanno dovuto lavorare, perché non è che ti puoi fermare, se no magari qualche giorno, per che cosa? Mentre mi sai invece l'ora di lavoro. Allora, Belloli e i suoi ragazzi, non so se sono andati in crociera o se sono andati a farsi le vacanze, sicuramente non hanno fatto più nulla, come dimostrano i comunicati mancanti, perché a parte un comunicato il 12 di gennaio, quindi un mese dopo, dal comitato regionale non si sono più avute notizie. Vabbè, forse era questo che gli interessava magari. Forse a loro interessava fare una sosta, di sicuro organizzare. In inverno il calcio non è facile perché in certe zone nevica, il ghiaccio, la neve, c'è bisogno di spostare, però il calcio è sempre stato così. Cioè un comitato serve per questo motivo, perché se non ci fosse bisogno di organizzare ci sarebbe l'autogestione. Questo comitato, dal mio punto di vista, ha sbagliato facendo una sosta così lunga, anche perché il problema neve non l'hai scongiurato, perché l'inverno è a gennaio o a febbraio prevalentemente, i rigori dell'inverno arrivano lì, e quindi c'è il rischio che alla ripresa dei campionati arrivi la neve. E allora ecco che il vero problema sarà quello di far recuperare le giornate contro il principio dell'abbassamento dei costi di cui questo comitato, insomma, si lava tanto la bocca. Sì, sarà allora lì, in quel caso si dovrà andare in campo il mercoledì, ci saranno tre partite in una settimana. Beh, è bello, complimenti. Un impegno di tre partite a settimana, più anche gli allenamenti, dove dovranno fare anche quello, persone che lavorano. E il mercoledì non costa, no? Cioè, se vai a giocare il mercoledì non paghi nulla, i pullman te li danno gratis, le ferie te le regalano i tuoi datori di lavoro. Cioè, io sono molto arrabbiato quando parlo di questo, perché innanzitutto si è tolto un bel giocattolo a tutti gli amanti del calcio, perché la domenica vedere il calcio anche al freddo, anche sotto la pioggia, piace a tutti, forse non a Belloli e ai suoi amici del comitato regionale. In ogni caso non hai risolto il problema, a gennaio o a febbraio potrebbe arrivare la neve, allora come dici tu si gioca il mercoledì, si deve di corsa organizzare, tirare e brigare con grossi problemi, grosse difficoltà per le società, perché giocare il mercoledì, la sera soprattutto col freddo che fa, non sarà certamente una cosa facile. No, per forza, perché se fai i recuperi infrasettimanali con la gente che va a lavorare, le partite le devi per forza fare alle 8 e mezza la sera, e alle 8 e mezza la sera di questo periodo... Andiamo anche a meno 6. Io non so dove sia Belloli la sera, però insomma stare a giocare o a vedere una partita la sera non è certamente facile, non è certamente bello. È meglio il pomeriggio, farà caldissimo, ma se non altro insomma fa meno freddo che la sera. Questo ci porta a valutare anche un po' in generale il comportamento, il modus operandi di questo comitato regionale. La mia impressione è che questo comitato, per paura di perdere consensi, abbia adottato una linea molto semplice, evidentemente anche efficace a livello elettorale, quella di dire: noi lanciamo le idee e le lasciamo decidere alle società. Quindi se le società votano pro o contro una certa idea, non potranno mai dire che è colpa del comitato, perché l'hanno voluto loro. E a casa mia lasciare in mano la decisione ai presidenti è come dire al calcio, come prendere il calcio a pedate nel sedere, perché il calcio non può essere gestito dai presidenti o dagli umori dei presidenti, ma deve essere gestito da persone competenti che
valutano con obiettività e non sulla base di interessi personali o privati. Anche il nostro amico Bernacca c'è anche un po' del Ponzio Pilato. Può essere, può essere. Non diamogli troppi, troppi soprannomi. Bernacca per adesso mi piace. Volevo chiamarlo Giuliacci, ma no, Giuliacci è di un'altra. Il discorso cos'è? Che il comitato, nascondendosi dietro al parere, che poi alla fine secondo me sa già anche come due pareri, da il fatto di pararsi le spalle, perché quando poi il 49%, perché di solito finisce col 51%, l'altro 49% arriva, dice io non accetto niente. Si crea un sacco di alibi e no, è vero, la colpa è delle altre società. Cioè, la regola dei giovani l'hanno votata i presidenti. A quanto pare anche sulla sosta invernale si è chiesto il parere delle società. Adesso a Milano si parla della riduzione a 16 dei gironi di eccellenza, da 18 a 16 squadre. La motivazione, così si riducono i costi. Caro Felice, dimostrami come fai a ridurre i costi. Si parlerà anche di eliminare uno dei gironi della promozione. Io ricordo qualche anno fa erano 6, non bastavano, bisogna fare il settimo. Adesso il settimo è di troppo, dopo pochi anni lo si ritira indietro, sempre pensando ai costi e quant'altro. Il modo migliore sai qual è per ridurre i costi? È non mettere l'Oltrepò nel girone dell'Orsa, l'Oltrepò che è di Pavia, di Stradella o quant'altro, lascialo da quelle parti là, lascialo nel Milanese, non mandare le formazioni bresciane o mantovane a giocare a Pavia o viceversa. Questo è un modo secondo me per contenere i costi. Poi magari se qualcuno ha delle ricette migliori... No, io penso che già questa sia una bella cosa, anche perché dopo vuol dire che non è solo il fatto del pullman, sta anche tutto il resto, cioè vuol dire portare una squadra al ristorante, perché devi partire la mattina molto presto. Andiamo tutti a casa di Belloli la domenica a mangiare, io non so dove abita il nostro presidente, però forse magari ci può far trovare il pranzo gratis nel suo giardino di casa. Il problema dei costi è un problema serio, noi ironizziamo ovviamente anche su Belloli, spero che non ne abbia male se ci sento, se qualcuno gli riferisce delle nostre parole, ma il concetto è che il calcio ha bisogno di serietà, ha bisogno di essere gestito con senso di responsabilità. Se fra 10 o 15 anni il calcio dilettantistico sarà finito in una valle, non la valle camorrica, ma nel senso della metafora, cioè se è andato tutto a farsi benedire, spero che qualcuno abbia il senso di responsabilità di ammettere di avere delle colpe, perché qui si stanno prendendo delle decisioni veramente molto gravi e non ci si rende conto che si va del male assolutamente al calcio. La regola dei giovani e tutte queste altre cose sono secondo me un modo per andare alla deriva al calcio. È un'altra cosa che riguarda comunque i costi, perché quelle pochissime società che hanno la possibilità di avere un grosso vivaio, e sono soprattutto le società professionistiche, perché nelle squadre di dilettanti, oltre al Sarmico, pochi, esatto, sono pochi io casi. Non vedo altre buone realtà in grado di fornire ogni anno dei giovani nuovi. E attraverso questa regola, le società professionistiche, vedi ad esempio per noi, il Mezzane, l'Albino Leffe, cioè vivono. Dando via i loro scarti, perché sono giocatori che non vogliono, e che li danno alle nostre squadre, che si mascherano dietro e si nascondono dietro al nome del giocatore, l'Albino Leffe. Noi abbiamo preso questo, l'Albino Leffe. Io ricordo ad esempio, non ne abbia male, Speroni, che lo conosco, però Speroni, attuale portiere dell'Alzano Cena, era la riserva nella primavera dell'Albino Leffe. È arrivato, credo fosse la riserva di Nodari, che attualmente gioca con la Trizium C1. Quindi vabbè, dal punto di vista tecnico ci stava anche, sì. Però cioè, fermi a dire abbiamo preso il giocatore dal Brescia, abbiamo preso, perché questi prendono gli allievi del Brescia, gli allievi del Lumezzane, sono dei ragazzini, cioè, qui ricordo che anche Enzo Gambaro può dire ho giocato nel Milan. Esatto. E qui abbassiamo i costi, ma se tu non hai un settore giovanile devi andare da questa squadra a chiedergli, tu prova ad andare da Duci a dirgli di darti un giovane. Certo, lui te lo dà volentieri il giovane, tu in cambio gli dai l'assegno, giustamente, però questo non è un modo di abbassare i costi, no. Perché questo prima di tutto è come facevano una volta con gli schiavi, mercanteggiare per prima cosa,
E seconda cosa, se prima ti chiedevano 10.000 euro per un giovane, col fatto che tu ne hai bisogno e loro non sono obbligati a dartelo, invece di 10 adesso varrà 15. E chi è che gli dà quei soldi alle altre squadre che non hanno un vivaio? Forse per ovviare a questo mercato dei giovani è stata istituita la regola della fidelizzazione del giovane, che dall'anno prossimo sarà operativa, però riguarda un solo giovane e credo che non cambierà di molto le cose. La regola dei giovani, l'hai detta bene tu, è nata non per valorizzare i giovani, ma per consentire alle società professionistiche di smaltire i loro scarti guadagnandoci qualcosina, perché li hanno fatti crescere a loro spese magari per tanti anni, vogliono insomma rimediarci qualche soldino prima di disfarsene completamente. Questo non è valorizzare i giovani, ma è valorizzare i conti correnti delle società professionistiche. Ma poi questa è la fidelizzazione. Cioè, va bene, va benissimo la fidelizzazione perché è una bella cosa, ma non di un anno, perché quest'anno è il Forzano, cioè che non aveva un settore giovanile, col fatto che l'anno prossimo faranno l'eccellenza e dovranno avere i fidelizzati. Cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i migliori giovani delle altre squadre, poi hanno fatto la fusione col Castagnato, ma non solo il Castagnato, hanno preso i migliori allievi regionali per metterli a fare i campionati provinciali, perché così l'anno prossimo questi sono fidelizzati. Certo. Ma loro del Forzano fino a 4 mesi non sanno neanche dov'è, non sanno neanche chi era il Forzano, cos'è, dov'è e quant'altro. Quindi lo so. Alla fine mettiamo sullo stesso piano una società come può essere il Sarmico, che ha cresciuto dei ragazzi arrivati in prima squadra e che sono lì da quando sono i pulcini. Questo è fidelizzare i giocatori. Questo sì, invece sì. L'altro è comprare al mercato un giovane, tenertelo lì 6 mesi giocati e poi dire che è tuo, come se tu avessi sostenuto dei costi e avessi investito in allenatori che alla fine invece non avevi neanche, perché non c'era neanche la tua società. Meditate, gente, meditate, diceva Renzo Arbore. Mi sembra che questa frase torni di grande attualità quando parliamo di giovani, perché la verità l'abbiamo appena detta, o è una parte della verità. I giovani vengono valorizzati soltanto se li fai crescere in maniera giusta, li fai crescere in un ambiente giusto, gli dai gli stimoli giusti senza forzare i tempi. Io dicevo una volta al mio amico Angelo Federici: ti faresti mai operare da uno studente di medicina al secondo anno? No. A un medico che ha fatto i 5 o 6 anni di studio forse sì, e qui è come far giocare degli studenti al secondo anno. Non sono pronti per poter lavorare, per poter giocare a calcio a certi livelli. Lo saranno magari fra 4-5 anni, ma purtroppo sarà tardi, perché ci sarà qualche altro sbarbatello, qualche altra matricola che avrà preso il loro posto. E per fortuna che questi fidelizzati, serve solo un anno di fidelizzazione. Certo. Perché l'anno prossimo, se fossero stati anche solo due, il Forzano non ci sarebbe potuto neanche iscrivere al campionato di eccellenza. Eh sì. Allora, la regola è stata proprio concepita, felice. Vabbè, chiedimi se sono felice. Allora, abbiamo terminato, tanti argomenti, non vogliamo annoiare oltre i nostri telespettatori, i nostri amici via internet. Abbiamo ancora tanti argomenti, in un prossimo video parleremo specificatamente di calcio Camuno, di questo calcio in Valle Camonica che non sta sicuramente andando benissimo, lo dimostrano i piazzamenti in classifica delle nostre formazioni al termine del girone di andata. Parleremo di settore giovanile per capire se c'è un interesse vero verso i giocatori o non ci sia piuttosto magari un interesse economico dietro queste realtà, e parleremo, se ne avremo il tempo, anche della classe arbitrale, che ultimamente si è segnalata non certamente per direzioni di gara eccelse, ma per errori assolutamente allucinanti per quanto riguarda insomma la vista anche di episodi che un cieco vedrebbe da lontano. Parleremo anche insomma di tutte queste cose. Ciao Marco e ciao a tutti voi amici di Calcio Camuno.